Buongiorno, oggi è martedì e niente, praticamente oggi ho turno pomeriggio, quindi ho ancora un po' di tempo per mettermi qua a studiare. Hanno dato un plico sulle precauzioni dell'isolamento che volevo finire di leggere, insomma, non so neanche se riuscirò a finirlo. Sono stanchissima che non potete capire, cioè mi sento tutta rintronata, tra l'altro dopo devo assolutamente prendere l'antistaminico perché adesso c'è troppo polline in giro e mi danno fastidio gli occhi, mi prude il naso. Domani ho turno 2 e dopodomani ho turno notte. Ieri ho fatto turno 1, ma è stata una giornata abbastanza particolare perché, vabbè, tempo un attimino ancora di ambientarci perché contando che è il mio secondo turno effettivamente in quel reparto, devo un attimino ancora cercare di capire dove sono le cose. Praticamente ho avuto il moroso che è stato male, quindi alla fine l'hanno voluto portare in pronto soccorso, è stato male al lavoro perché ha avuto una reazione allergica e quindi mi sono fatta anche io in pronto soccorso. E vabbè, per lì non l'ho sentita la stanchezza, alla fine l'ho sentita la sera che sono proprio crollata. Infatti ieri sera mi sono vista al Trono di Spade, ma ero anche stradistratta perché avevo sonno ed ero stanca, cioè ero proprio. Poi comunque la sera prima avevo dormito neanche 5 ore, ero stanchissima. Eccomi, buonasera, mamma mia, sono cotta. E, niente, l'ultimo forse pezzo di video che avrete visto sicuramente era di stamattina che ero in pigiama. Sono le 10:20, ho dovuto cercare tra l'altro parcheggio, cioè inculata. E oggi sta una giornata assurda e guardate che volevo lavarmi perché beh, è il reparto di malattie infettive, sapete, insomma. Una giornata, a dirla la verità, adesso sento il carico, però quando sono lì non lo sento mai perché mi piace tantissimo, a dire la verità. Buongiorno, niente, io mi stresso sempre così, ma oggi è mercoledì 8. Oh, che stanchezza. È presto, cioè mi sono alzata tipo alle 6:30. Stamattina vado a studiare prima di andare in turno. Ieri sera mi sono fatta la doccia, mi sono lavata anche i capelli. Buongiorno, è tardissimo ragazzi, sono le 10, cioè io penso di essere andata a dormire, sono state le mezzanotte e mezza, una cosa del genere, tra l'altro stanotte ho la notte, quindi comunque sia, cioè, adesso mi metterò a studiare un pochettino assolutamente, volevo registrare il video della pausa del mercoledì. Io di solito mi faccio sempre il mio caffè latte, caffè con questa tazzina rigorosamente di Starbucks. Niente, ieri appunto ormai diciamo che ci stanno già in reparto lasciando abbastanza autonomia, devo dire che strano, ma penso di sottovalutarmi per la maggior parte delle volte io, cioè nel senso che alla fine se ragiono, se faccio le cose con calma, se non sono distratta eccetera eccetera eccetera, le cose le faccio bene. Hanno addirittura già affidato delle stanze. Quindi comunque le gestiamo noi sempre ovviamente sotto la supervisione dell'assistente di tirocinio. Niente, adesso io mi organizzo un po' la mia vita e ci sentiamo dopo assolutamente. Cercando di finire almeno di studiare un pezzo che ho deciso di fare oggi, perché poi mi sono messa a studiare altre, sinceramente. Cioè per l'esame, cioè per l'esame che ho a giugno, ecco. Praticamente ho ricevuto questo libro qui, che è una via raccomandata, di questo scrittore che si chiama appunto Luigi Costantino. E niente, praticamente io l'ho conosciuto perché fondamentalmente il mio amoroso mi ha mandato un post suo bellissimo, ma veramente bellissimo, che penso che vi metterò qua in sovraimpressione perché merita. E niente, quindi volevo aprirlo con voi il pacco. E poi in più ho ricevuto anche un altro pacco che ho deciso di aprire. Così faccio tutto in uno.
Ok, infatti il libro è questo qui e appunto si intitola Riconoscersi appunto di Luigi Costantino. Io sinceramente l'ho comprato praticamente tramite la sua pagina di Facebook che vi lascerò, è bellissima, cioè scrive veramente delle cose stupende. E niente, insomma, ho deciso di prendere il suo libro. Qui, a dire la verità, noi ci siamo scambiati un po' di messaggi su Instagram perché ha visto che l'avevo taggato e io avevo appena acquistato il suo libro fondamentalmente. Mi fa: "Ma tu sei Carole?" Così cos'è? Quindi ci si è messi a parlare e ho detto: "Sì, guarda, io ho una pagina, ma così, insomma, semplicemente per passione, eccetera, eccetera." E quindi intanto ho deciso che leggerò appunto il suo libro e poi cioè, sicuramente penso che magari successivamente così ne farò una recensione e insomma poi vi farò sapere perché se voi andate a vedere i suoi post, vabbè, insomma in generale la sua pagina c'è anche il suo sito, eccetera. Stupendo, cioè mi spiace solamente di aver condiviso l'unboxing del suo libro in queste condizioni pietose, me ne rendo conto, perdonatemi, ma insomma. Lo sapete che io condivido tutto molto così, anche a crudo, non mi interessa. Guardate cosa stavo studiando, cioè, sto qua un attimo in cucina. L'altro pacco invece è di Yves Rocher. Oh, che cosa mi hanno mandato a questo giro? Le proprietà eccezionali della lavanda bio francese per la bellezza dei tuoi piedi. Una linea di quattro prodotti indispensabili per i tuoi piedi. Oh! Novità aprile 2019. Wow! Allora, vediamo, sono curiosa. Comunque mi viene troppo da ridere perché l'altro giorno parlavo a Marco di tipo delle maschere per i piedi, perché io a lui a volte gli faccio le maschere sulle mani, perché ho delle mani di carta vetrata, assurda, e infatti ragazzi di Brochet, se avete qualcosa per gli uomini, magari mandatemi. Questa è lavanda, che buona. Questa è un'esfoliante. Wow, sono troppo curiosa. Questa invece è una, come si dice? È una crema. Questo, ah, bellissimo. Questo penso che lo utilizzerò tipo dopo il tirocinio, anti-fatigue. No, vabbè, glielo devo troppo dire a Marco di questa cosa, cioè mi viene troppo da ridere. Giuro, ne parlavamo ieri sera di questa cosa. Ringrazio tantissimo Yves Rocher, lo so che quest'anno fa 60 anni e niente, loro sono sempre carini perché a dir la verità, nonostante magari io non sia più così tanto attiva, a dir la verità su Instagram lo sono molto di più, ecco, con il mondo beauty, non più tanto sul canale, però insomma quando riesco cerco sempre di condividere assolutamente. Io sto già iniziando ad andare in tirocinio a dir la verità, stasera ho notte e la giornata è passata, alla fine non ho dormito un cavolo oggi pomeriggio comunque. Però, vabbè, cioè, nel senso che tanto alla fine io riesco a reggere, non è quello il problema. Grazie al cielo, insomma. E niente, ecco. Mi sento solamente un po' stanca perché ho dovuto studiare un botto di roba e sono indietrissima, cioè che non potete capire quanto. E mi sta salendo l'ansia per l'esame di giugno, fondamentalmente, se non che anche un po' l'angoscia della prestazione per il tirocinio, ecco. Qua oggi c'è il sole e ho paura che domani ci sia pioggia, non lo so, però tanto domani io rimango per tutto il tempo, penso che rimarrò scusatemi, perché quando sono, dicevo che probabilmente rimarrò da Marco a studiare per tutto il tempo, quindi non lo so. Buongiorno, allora, niente, è mattina oggi, quindi venerdì. Io sono appena uscita dal tirocinio e sono andata a cambiare le divise. Sto tornando, cioè, sto a dire la verità, sto andando a casa di Marco e sono stanchissima che non potete capire. Cioè, ho una faccia probabilmente sconvolta. Non vedo l'ora di andarmene, cioè di andarmene a dormire. Non abbiamo dormito praticamente per tutta la notte, però è stata una notte abbastanza tranquilla, sinceramente parlando. Quindi, no, eravamo comunque contente. Io penso che vi aggiornerò dopo su cosa farò della mia vita, perché in questo momento non riesco a ragionare così guido. Buongiorno, allora, Madonna Santa, cioè buongiorno, io direi ormai che ore sono? Quasi le 3. Quindi io sono qua da sola e vabbè, tempo un attimino di rifarmi perché veramente ci sono super rimbambite stamattina. Poi a dire la verità ho smontato alle 7:30 quello che era. Ho dovuto aspettare che aprissero il guardaroba per andare a cambiare le divise.
E una volta cambiate le divise, ho fatto praticamente, cioè appunto dall'ospedale a casa di Marco, mi sono addormentata, ma tipo a mezzogiorno in urgenza mi sono dovuta svegliare, sono dovuta riscendere in università perché dovevo andare a prendere i buoni per la mensa. Perché fortunatamente posso evitare, cioè ho scoperto che posso evitare di comprare o comunque fare la spesa per portarmi le schiscette, perché alla fine con il buono universitario che noi cioè che ci danno ci portano direttamente sul cibo in reparto. Poi ne ho approfittato anche per prendere un libro in università. Sono tornata a casa, mi avevo mangiato velocementissimo perché appunto lui poi aveva turno alle 2, vabbè. Sono uscita. Ho iniziato a deglutire e mi dicevo, Madonna, che male che mi fa. E niente, ancora ce l'ho adesso, quindi vabbè. Boh, non lo so. E poi dopo ovviamente devo studiare e metto anche un po' a posto. Però mi svesto perché queste qui sono le cose che io metto cioè fuori, quindi metto le cose da casa. Niente, io mi sono messa a studiare un pochettino, adesso la voce mi sembra un po' ritornata, sarà che non ho più mandato audio, non ho più parlato con nessuno. Niente, mi sa che preparo tipo un'insalatona, perché, boh sì, tanto per tenerci leggeri. Anzi, sai cosa ci io ci schiafferei anche due pezzi di carote. Cazzo, cosa ho fatto? Stop. Pancakes. Amore, cosa stai facendo? La colazione dei campioni. Ma dove Una sta qua? machine della cascata. Gesù, ma devo mangiare così tanta Nutella? No, amore. No, ma questo amore. Vabbè, buona domenica, comunque. No, amore, basta. Grazie. Buongiorno. Ciao. Buonasera, allora oggi è domenica, ormai sera, sono tipo le 7:30, ma anche passate. Io domani mattina ho turno 1 e domani inizia la seconda settimana di tirocinio effettiva. E niente, volevo solamente dirvi che alla fine stamattina sono stata ero Monza comunque. Sono ritornata di corsa a Milano e praticamente ho visto una mia amica che non vedevo da un botto di tempo e chi mi segue dai tempi dell'era della pietra sicuramente si ricorderà di lei, è appunto la mia amica Eleni e io da lei sono stata anche tipo in Erasmus, quando lei ha fatto l'Erasmus, insomma abbiamo passato un sacco di momenti belli, poi diciamo che l'anno scorso è stato un po' un anno, un po' di transizione, un po' per tutti, diciamo così. E ci siamo un po' persi di vista, ma poi adesso ci siamo riprese e sono veramente contentissima perché siamo andate a mangiare ramen. Io ho mangiato ramen per la prima volta, stracontenta perché non avevo mai mangiato ramen. Io sto malissimo proprio, cioè ho avuto praticamente sabato che mi faceva male la tonsilla sinistra, domenica che no, scusatemi, venerdì mi faceva male la tonsilla sinistra, sabato la tonsilla destra, stamattina, oggi pomeriggio raffreddore a manetta. Siamo state poi a farci un giro in Duomo, ci siamo aggiornate sulla nostra vita, insomma, cose del genere. Io sono stata da Tiger e ho preso finalmente questi post-it che li hanno fatti anche rosa chiaro e questi quaderni, rigorosamente, ho visto le stories della Federica Kalien su YouTube e anche su Instagram, che faceva vedere tutti questi quaderni nuovi di Tiger, rigorosamente colorati, che adoro e niente, che sicuramente utilizzerò, soprattutto per appunti, robe varie. Io volevo anche salutarvi, dirvi che il vlog è finito. Domani ho turno 1, poi ho la sala operatoria martedì e mercoledì, poi ho un turno 2 e due volte di fila notte. Penso che vloggerò anche lì, adesso vedo, però insomma speriamo di farcela. E niente, io vi saluto, vi mando tanti baci, spero che questo vlog vi abbia tenuto compagnia nonostante un po', insomma, la monotonia me ne rendo conto, però così e ci vediamo al prossimo video. Cheers!